nasce l'idea della fangirl. Che cos'è una fangirl? Siete sicuri di volerlo sapere? Dali! Cioè, se lui le sfiora il ginocchio, lei viene. Ah. No, no mamma, non mi serve. No, perché non ero su YouPorn? Oh mio Dio, troppo. Excusemi. Could you tell me the way? Che diavolo ci facciamo qui? Oh Harry, non ti preoccupare, anche se ci fosse qualcosa da capire, tu saresti l'ultimo ad arrivarci a capirla. Wow, personaggi da altri universi! Dalla metà della seconda iniziai ad avere problemi di ansia psicosomatici che mi presero lo stomaco e persi 15 kg perché non riuscivo quasi a mangiare. In più la mia vita cambiò radicalmente e arrivai al punto da rischiare la bocciatura per le assenze scolastiche e non riuscii praticamente ad uscire di casa. Ok, passo tutte le giornate a guardare serie TV, anime, film. Vabbè, chi se ne frega, voglio dire, è una passione, mi aiuta per ciò che io voglio fare, per il lavoro che voglio fare. Intanto, voglio pubblicare dei libri inutili? Non li pubblicherà mai nessuno, I don't fucking care. La Rowling era stata tipo, non lo so, rifiutata da quante case editrici e alla fine vogliamo vedere cosa ha fatto. Sono... Anche per i più scettici, sono finalmente arrivata nella mia stanza, sono finalmente arrivata in università. So I decided that being a fangirl is a lot like being a kid in a candy shop. Che poi ci pensi, perché dobbiamo soffrire così tanto in periodo di Natale? Non lo so, magari siamo stati cattivi durante l'anno? Certo! E poi Babbo Moffat ha pensato di farti fare una chirurgia plastica preceduta da un discorso strappalacrime delle allucinazioni dovute all'abuso di acidi. I'm just making this video to remind everyone that a couple of years ago I couldn't even leave my room because of my anxiety problems, depressions and health issues and guess where I am now? Ma questa cosa! Oh mio Dio! Oh mio Dio, David! Non fatevi coinvolgere in questa cosa, perché una volta entrati non ve ne si esce più.